Buonasera a tutti, volevo darvi qualche aggiornamento importante. Intanto oggi pomeriggio il Consiglio di Sport e Salute ha approvato altri 34.000 bonifici, quindi domande che sono pervenute per il bonus di 600 euro, per cui entro lunedì queste altre 34.000 persone, altri 34.000 lavoratori sportivi troveranno il bonus, rimarrà solo un'altra piccola tranche da pagare, si stanno facendo le ultime verifiche alle domande pervenute. Ci abbiamo messo un po', diciamo, più del tempo previsto che auspicavamo, perché, come vi dico sempre, non esisteva assolutamente un database, perché abbiamo dovuto fare necessariamente una serie di verifiche. Vi posso assicurare che per il bonus di aprile, ormai già passato il mese, ma proprio perché è già passato, e anche per maggio, perché vogliamo assolutamente confermarlo anche per il mese di maggio, saremo estremamente più rapidi, molto molto più rapidi. Altre notizie importanti: si è appena concluso l'incontro tra la Federazione Gioco Calcio e il Comitato Tecnico Scientifico, dove hanno analizzato il protocollo proposto dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti di squadra, cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire dal 18 maggio. So che c'è stato un confronto molto importante, molto approfondito, con molte richieste da parte dei medici e degli scienziati alla Federazione Gioco Calcio. Adesso il Comitato Tecnico Scientifico, sulla base di questi approfondimenti ottenuti, stenderà una propria valutazione che verrà formalmente inviata al Ministero della Salute, come sempre capita per qualunque tematica che affronti il Comitato Tecnico Scientifico, e quindi poi immediatamente dopo il Ministero della Salute la renderà nota a noi, al Ministero dello Sport e a tutti quanti. Quindi io mi auguro che si siano risolte le questioni problematiche che erano state evidenziate, che quindi il 18 possano riprendere anche compatibilmente all'evoluzione nei prossimi 10 giorni dell'emergenza sanitaria, che speriamo appunto ci dia tutti i dati positivi e soddisfacenti da quando abbiamo riaperto il 4 maggio. Ecco, mi auguro che questi approfondimenti possano essere utili a stabilire che il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti non solo di squadra del calcio, ma chiaramente tutte le altre discipline sportive. Poi vorrei anche dirvi che stiamo ormai in dirittura d'arrivo con la stesura del provvedimento del prossimo decreto che va in Consiglio dei Ministri. Ovviamente anche lì il lavoro è complesso, perché si mettono insieme decisioni di tutti i ministeri, e ognuno chiaramente in questa fase complicata sta cercando, come stiamo facendo noi, di ascoltare il più possibile per mettere all'interno di questo decreto, che sarà veramente forse il più importante tra quelli fatti fino adesso, tutte le misure necessarie per rispondere alle vostre esigenze nei vari settori. Noi stiamo continuando a leggere le migliaia di lettere che mi state mandando, soprattutto sull'email di Sport di Base, quindi stiamo cominciando sempre di più, abbiamo sempre di più un quadro chiarissimo delle esigenze, degli affitti degli impianti privati, alla questione diciamo dei bonus anche a fondo perduto, a tutto quello che serve per la sanificazione degli impianti, insomma tutta una serie di cose che ci sono molto ben chiare e che vi posso assicurare per la maggior parte troveranno risposta nel decreto che approveremo. Lo so, cioè ormai non c'è più un minuto solo da aspettare, ma vi assicuro che queste misure serviranno sia a recuperare in parte i danni ricevuti da questi due mesi e mezzo di stop, ma anche per avere le risorse e gli strumenti necessari per ripartire bene, per ripartire nel modo migliore. Ultima notizia: entro questo fine settimana, entro domenica, lavoreremo diciamo ancora sabato alla proposta di linea guida per la riapertura dei centri sportivi, delle palestre, diciamo di tutti gli impianti sportivi, e quindi al massimo entro lunedì presenteremo anche queste linee guida al Comitato Tecnico Scientifico perché le possa in qualche modo validare. È ovvio che poi dovremo dare, se saranno validate, un po' di giorni a tutti per potersi adeguatamente anche attrezzare e mettere a disposizione anche qualche risorsa per chi probabilmente possa trovarsi nella difficoltà di poter riorganizzare la propria struttura e il proprio impianto senza avere anche un aiuto da parte del governo. Quindi credo che tutto il tempo che all'inizio, per ovvi motivi, perché ci siamo ritrovati a vivere una situazione completamente inaspettata e complessa, tutto quel tempo un po' che abbiamo dovuto per forza di cose attendere all'inizio di questa emergenza sanitaria, ora lo recupereremo con un'enorme velocità, dando a tutti quanti gli strumenti per ripartire
partire nel modo migliore. Credo che veramente ci siamo mossi attorno a tre direttrici molto chiare: la prudenza, perché innanzitutto viene la salute di tutti quanti noi, anche dei nostri atleti, dei nostri sportivi, professionisti e non, gli aiuti adesso, subito, entro questo mese e non oltre, per cercare di sopperire ai danni ricevuti dallo stop di 2 mesi e mezzo, e la prospettiva futura, cioè come ripartire anche possibilmente con maggiore slancio rispetto a prima. Questo è molto importante, perché oggi, oltre a dover garantire a chi ha perso denaro, a chi si trova in difficoltà, le risorse necessarie, dobbiamo però pensare anche a come dovrà cambiare tutto il mondo dello sport, perché questa epidemia inevitabilmente avrà inciso, inciderà enormemente anche sulle nostre abitudini, sui nostri stili di vita, sul nostro benessere psicofisico, e quindi in generale anche su tutte quelle strutture, su tutti quegli sport, quelle discipline che aiutano la nostra vita quotidiana. Quindi abbiamo le idee molto chiare, il Ministero dello Sport sta seguendo tutto questo con una, diciamo, regia e una conduzione, credo, attenta, pur nelle difficoltà, pur negli errori che avremo commesso anche noi, pur nei ritardi rispetto a quello che molti di voi si aspettavano come tempistica, ma vi assicuro che non solo siamo sul pezzo, ma continuerà il Ministero dello Sport a seguire tutto, che dalla disciplina, qualunque disciplina sportiva, alle associazioni, alle società dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, al grande calcio, qualunque settore dello sport rientra nel nostro interesse quotidiano. Grazie a tutti.